Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Nel video di oggi voglio fare un percorso che parte da zero e arriva a 1000 nel groove. Cioè voglio andare a spiegarvi con calma e darvi anche una metodologia, tra virgolette, un modo per studiare i groove che parte veramente dal super super semplice e pian pianino aumenta sempre di difficoltà. Ho diviso il groove che vedremo oggi in 10 livelli diversi. Ogni volta andiamo ad aggiungere qualcosa al nostro groove e quindi partiamo dallo scheletro, dove non c'è nulla, dove il groove fa schifo, e arriviamo ad avere un groove super difficile, super figo, super complicato, eccetera. Quindi io, a parte ricordarvi di iscrivervi al canale, come al solito, se vi va, dirmi se vi piace questa tipologia di video, magari lasciandomi un like, così a caso, io faccio partire il video, prima ovviamente la sigla e poi andiamo. Prima di tutto, la cosa che vi voglio dire super importante è questa. Regola numero uno, anche se regole non ce ne sono in questo video, ma regola numero uno è l'attitudine. Raga, l'attitudine in un groove fa tutto. Se io suono un groove, anzi, partiamo col primo livello. Il primo livello è Charleston, quindi vi ho detto che pian pianino poi andiamo ad aggiungere tutte le cose. Il primo livello è Charleston, in ottavi. Se io il Charleston in ottavi lo suono così, è un conto. Se io il Charleston in ottavi lo suono così, è vero, magari ho un po' accentato, ho fatto un po' più, quindi gli ho dato un colpo forte, un colpo piano, eccetera, ma in realtà lo suonavo più deciso. Quindi questa è una cosa fondamentale per tutti i groove, sia che siano groove scheletro come questo, sia che siano groove difficilissimi. L'attitudine è sempre importante, ragazzi, suonate sempre come se suonaste davanti a 130.000 persone, perché l'attitudine deve essere sempre la stessa, o almeno cercare di avere sempre la stessa. Groove numero 1, Charleston, semplicissimo. Ovviamente potete farlo con accenti o senza accenti, come volete, tranquilli. Dopo aver fatto il Charleston, che vi ricordo è in ottavi, come il 95% delle volte, aggiungiamo il rullante sul 2 sul 4. Anche qua ricordatevi che il rullante può essere suonato con o senza rimshot, come volete, cioè con o senza bordo e pelle insieme, ma non suonate perché altrimenti non funziona. Suonate bello deciso. Livello numero 3, cassa su 1 e 3. E così andiamo a creare il nostro groove base, quello che conosciamo tutti. Livello numero 4, ottavi con la cassa, e incominciamo a mettere quel qualcosina in più. Quindi, al posto di suonare la cassa una volta sola, cioè sull'1 e sul 3, suoneremo sempre sull'1 e sul 3, ma suonando tutte e due gli ottavi della pulsazione. Andiamo avanti. Ghost notes. Le ghost notes, per chi non lo sapesse, sono dei colpi di rullante fatti, no, in realtà non per forza di rullante, ma in questo caso di rullante, solitamente si fanno su rullante, suonati piano. Quindi avremo due dinamiche adesso su rullante. Il colpo forte sul 2 sul 4, ve lo faccio sentire perché è molto più semplice, comunque sempre tra i due colpi di cassa. Quindi le ghost saranno in sedicesimi. Occhio alle ghost, ragazzi, perché non devono essere questo.
Cioè, in realtà, volendo si può anche fare, ma non il massimo. Con le ghost diventa tutto un pochettino più fine, diciamo, il groove. Sono dei colpi in più sul rullante, ma non danno fastidio, non impegnano troppo, diciamo così. Livello numero 6. Apertura del Charleston. Andiamo ad aprire il Charleston sulla seconda cassa presente sull'1, cioè sul secondo ottavo dell'1. Quindi qui, e poi lo chiudiamo però sull'ottavo dopo, quindi sul 2 lo chiudiamo. Occhio quando lo chiudete a non fare questo. Quindi a non suonare insieme con la chiusura del piede e la bacchetta, ma suonate e chiudete il piede insieme. Livello numero 7. Double bass drums, cioè in pratica doppio colpo di cassa, era più bello dirlo in inglese. Vabbè, prima di arrivare a fare i due colpi di cassa in ottavi sul 3, mettiamo un colpo di cassa sull'ultimo sedicesimo della seconda pulsazione. Vabbè, ve lo faccio sentire anche qua, però in pratica andando a mettere la cassa in quel punto, poi tranquilli avete il PDF scaricabile qui sotto in descrizione, si creeranno due colpi di cassa, perché quello andrà molto vicino al primo colpo di cassa della terza pulsazione, sentite. Andando avanti col livello numero 8, raddoppiamo il Charleston in un punto. Cosa vuol dire? Raddoppiare il Charleston significa fare questa cosa qua. Che si può fare però o con due mani così, oppure anche con una mano sola andando a suonare più forte, raddoppiare solo con una mano. Lì sta a ognuno di voi decidere come fare. Ma in pratica dove andiamo a raddoppiare? Andiamo a raddoppiare subito dopo il primo colpo di rullante forte, cioè subito dopo il 2. Quindi 1, 2, ti ti ti, ti ti, pa ti ti ti, in questo modo. Possiamo raddoppiare appunto o con due mani o con una mano sola. La cosa difficile è che dopo quel raddoppio di Charleston lì, che è formato in realtà da tre colpi, perché ti ti, pa ti ti ti, quindi ti 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 sono tre colpi, nel secondo e nel terzo colpo avremo il doppio colpo di cassa che abbiamo visto prima. Quindi è un po' difficile, sentite. Dopo aver fatto il raddoppio di Charleston, ultimi due livelli, numero 9, raddoppio di ghost notes. Andremo a raddoppiare solamente la prima ghost note che facciamo, cioè questa. Possiamo farla o in terzine, oppure raddoppiata veramente, che sarebbe poi in 32esimi. Io non ci penso più di tanto a come la raddoppio, vedo come mi viene lì. Nel PDF ce l'avrete scritta in 32esimi, quindi raddoppiata giusta. In tutto, anche ovviamente aggiungendo sempre i livelli prima, quindi anche l'ultimo livello in cui abbiamo raddoppiato il Charleston, viene così. Questi livelli non ve l'ho detto, ma ovviamente possono anche essere fatti sul ride tranquillamente, poi gestiteveli voi. Ad esempio il ride non ha l'apertura di Charleston ovviamente, quindi posso andargli a mettere una campana. Ultimo
ultimo livello, poi vi dico ancora due cosine. Mini fill, ci sta, un mini fill nell'ultimo livello ci sta. In pratica, nel 4, dato che abbiamo due ottavi in cui non abbiamo fatto niente, perché c'è solo rullante Charleston e poi un Charleston da solo. Rullante Charleston rimangono normali, ma nell'ultimissimo colpo, quello sulla E del 4, andiamo a fare, anziché ottavo di Charleston normale, facciamo due sedicesimi di timpano e Charleston. Quindi il quarto verrà. Quindi noi arriveremo sul groove e faremo. Quindi ragazzi, questo è il groove finale. Come avete visto, siamo partiti da e siamo arrivati a. Quindi questo in realtà non voleva essere per forza una sfida della serie ce la fate o non ce la fate, ma vuole essere un modo per capire come andare a studiare alcuni groove, perché molto spesso ci sono dei groove difficilissimi e noi vogliamo farli subito, nel senso vogliamo partire e riuscire a fare tutte le cose che fanno tutte le ghost, tutti i cambi di accenti eccetera subito. In realtà la cosa migliore secondo me è andare a scalini in questo modo, cioè partite banalmente dal Charleston fino al livello 3. Chiunque di voi avrà detto: ma che cavolo è sto video, sta stupidaggine? Perché se a livello 3 eravamo a fare pum, pa, pum, pa, e quindi ovviamente era tutto semplicissimo. Poi però pian pianino che siamo andati su, come avete visto, abbiamo sempre inserito degli ingredienti aggiuntivi, che sono gli ingredienti che poi ci sono praticamente sempre nei groove. Tolti questi ingredienti qua, non saprei quale altre cose potrebbero esserci, poi ce ne sono sempre di diverse, però questi sono i principali: aperture di Charleston, ghost note, raddoppi di cassa eccetera. Quindi capite bene in un groove che non riuscite a fare come potete scaglionarlo e poi andate per gradi, scriveteveli anche con calma, prima Charleston, poi Charleston e rullante, poi la cassa eccetera eccetera. Così in questo modo qualsiasi groove riuscirete a farlo tranquillamente. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero siate riusciti ad arrivare al livello 10, fatemi sapere qui sotto fino a che livello siete riusciti a fare questo groove, fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile e basta. Io con questo vi saluto qua, vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il PDF scaricabile gratuitamente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!